Se mi chiedono se usavamo la tremolite, dico sì, si usava in modo anche spassionato, cioè senza nessuna conoscenza dei rischi che si andava incontro. Ed era talmente volatile, era polvere, che assorbirne delle fibre che sarebbero rimaste per 20-30 anni nei polmoni, nessuno si immaginava una cosa del genere, ecco. Per Pier Giuseppe e quelli come lui, Olivetti è un passato che ritorna, in quello che ha lasciato, nei colleghi che adesso non ci sono più, Ivrea, San Bernardo, Scarmagno, Aliè, la tremolite, l'amianto polverizzato, usato per anni nelle linee di produzione. Noi la pensavamo un borotalco scadente, ma era chiaro, visibile, che era una cosa scarsa di valore perché non era perfettamente palpabile come il borotalco. L'amianto era anche negli ambienti, intonaci, coibentazioni, poi il ferrobesto, una vicenda che tornerà in aula domani. Processo d'appello per la morte di 14 ex lavoratori per tumori e mesotelioma pleurico. Imputati gli ex vertici Olivetti, tra gli altri Carlo e Franco De Benedetti, 5 anni e 2 mesi in primo grado, l'ex ministro Corrado Passera, 1 anno e 11 mesi. Una storia che tocca le viscere della città. C'è un secondo filone di indagine della Procura. Da 5 anni lo sportello salute della CGIL raccoglie nuove segnalazioni di ex lavoratori. Un totale di patologie d'amianto di 62, nelle quali 52 maturate appunto all'interno dell'Olivetti. Un fenomeno forse sottovalutato, la gente parla malvolentieri di quanto è successo. Da una parte il mito Olivetti, quello che ha rappresentato, dall'altra le sue ombre. Posso dire che mi è andata bene. Il problema è che io non ho niente contro la Olivetti azienda, la Olivetti istituzione. Contro quelli che sapevano che la tremolite era cancerogena, ho qualcosa da dire.